Bene, 3, 2, 1. Benvenuti ragazzi con un nuovissimo video, un video davvero speciale perché quello che state per vedere oggi, ragazzi, non accadrà tanto spesso. Infatti, sì, avete letto bene nel titolo, prenderò a martellate un telefono. Wow, e credetemi che non sto scherzando perché ho già preparato delle cose qui. Infatti, il telefono che vi mostrerò oggi è un telefono davvero molto particolare. Fra poco vi farò vedere perché. Prima di cominciare, però, ragazzi, ci tenevo tantissimo che lasciaste un mi piace. Fatelo per favore perché sto per prendere a martellate un telefono e non è una cosa molto bella per me. Quindi ragazzi, sto a spolliciare tantissimo. E detto questo, se avete lasciato un mi piace, direi che possiamo cominciare con questo smartellamento. Ok ragazzi, allora il telefono di cui volevo parlarvi oggi si chiama Ukitel K4000. Praticamente questo è uno dei telefoni più resistenti che esistono al mondo, anzi penso il più resistente. Adesso volevo mostrarvi prima il contenuto della scatola. Beh, andiamo ad aprire, abbiamo sto coso arancione. Poi ecco qui il telefono, adesso lo togliamo, dopo lo andiamo a vedere meglio. Qui vabbè abbiamo le solite robe, scatola che si apre a tendina, no a tendina tipo a porta. Cavo USB, soliti cazzi vari, ci sono perfino le istruzioni. C'è scritto di utilizzare e maneggiare il dispositivo con grande attenzione e cura. Esattamente come farò io oggi, sì. Ok ragazzi, ma passiamo al telefono. Bene, sbustiamolo. Il bello è che l'ho trovato anche con una custodia già inserita, che in realtà non serve a niente sta cosa, perché sto coso è già resistente del suo. Cioè, vi giuro che se lo tenete in mano pesa tipo 5 kg. Secondo me già lo senti che è bello tosto. Questo se lo tiro sul pavimento, per me non si spacca. Qui abbiamo una fotocamera da ben 13 megapixel. Poi abbiamo una fotocamera da frontale da 5 megapixel. C'è addirittura una piuma. L'esatto opposto di ciò che rappresenta questo cellulare. Perché tu ci metti una piuma, più che altro ci dovresti mettere, non lo so, un camion. Perché sto coso regge pure un camion che ci passa sopra. Poi ragazzi abbiamo una memoria interna da 16 GB, una RAM da 2 GB, una batteria da addirittura 4000 mAh. Ma immagino che non vi fregherà un cazzo di tutte queste informazioni, perché piuttosto vorrete vedere me martellare codesto telefono. Bene, allora volevo dirvi anche un'altra cosa: ci sono anche dei video su internet che fanno vedere la resistenza di questo cellulare. Infatti, si può vedere un tizio che usa questo cellulare come martello per attaccare dei chiodi su una tavola di legno. E il bello è che il cellulare non si fa un cazzo, e questo mi preoccupa molto. Cioè, poi non è finita qua, perché la cosa peggiore, ragazzi, è che c'è un video in cui uno trapana lo schermo di questo telefono. Per 5 minuti il telefono continua a funzionare. Dopo, al quinto minuto, inizia a distruggersi. Ma ha resistito anche a un trapano per 5 minuti. Voi spiegatemi sto coso. Non lo so, per me l'ha forgiato Thor, perché resiste a qualsiasi diamine di cosa. Prima di cominciare, però, a martellarlo, volevo farvi vedere un paio di funzioni perché magari dopo sarà distrutto e non funzionerà più. Perché io, sinceramente, ho paura di romperlo. Non è che mi capita tutti i giorni di martellare un telefono. Come vedete, adesso funziona perfettamente. Magari fra 2 minuti non funzionerà più, dato che l'avrò preso a martellate. Devo dire che l'ho provato e funziona davvero molto bene. Soprattutto la fotocamera mi piace una cifra. Poi c'è la possibilità anche, no, di fare le foto. Tu praticamente fai così e ti scatta la foto. Guardate che figata. Ok, adesso ha scattato la foto tipo al monitor, che cosa fantastica. Ma praticamente se tu fai così scatta tipo la foto. E questo penso sia già il motivo migliore per prendere questo coso. Bene, ma a parte queste stronzate, come vi ho detto, il telefono l'ho provato, funziona benissimo. E mi dispiace anche doverlo martellare, ma è arrivato il momento. Come vi ho detto, lo spessore è tutto. Anche i materiali mi sembrano molto buoni. Cioè, vi giuro che se faccio così potrei far forte. Non si piegherebbe perché è proprio tosto sto cellulare. Ebbene, direi che è arrivato il momento, il fatidico momento che tutti stavamo aspettando, ovvero di prendere a martellate questo telefono. Aiutatemi per favore, perché devo fare questo? Perfetto ragazzi, allora eccoci qui. Ho posato il telefono qui, naturalmente ho tolto la custodia, quindi peggio mi sento e ho sbloccato anche il telefono, così nel caso potremo vedere tutti i pixel che se ne vanno a fanculo e lo schermo che andrà a puttane. Ebbene, qui ho preso il martello più grosso che avevo e che tra poco darò qui sopra.
Allora ragazzi, prima però di dare questa martellata, io volevo chiedervi gentilmente di lasciare un mi piace. Cioè, quale youtuber dà martellate sui cellulari per i propri spettatori? Quindi ragazzi, vi chiedo assolutamente di lasciare un mi piace per questo video, perché davvero sto rischiando di rompere un cellulare. Quindi, se avete lasciato un mi piace ragazzi, direi che posso cominciare e dare una martellata su questo telefono. Direi di cominciare abbastanza piano. Bene, 3, 2, 1. Ok, ok, la prima è andata. Bene. E si è aperto. Ho tipo aperto le impostazioni, perché se faccio così posso aprire. Ah, si apre la musica addirittura. Bene, mi stava prendendo un colpo. Avevo visto lo schermo bianco, ho detto ecco fatto. Ok ragazzi, bene, direi che è arrivato il momento di dare l'ultima martellata. Questa la darò un po' più forte, quindi incrociamo le dita. Ok, bene, bene, è ancora sano. Ok ragazzi, io non ci credo che l'ho fatto davvero, che ho preso a martellate un cellulare. Cioè vi giuro, un video così mai più, perché ho l'adrenalina addosso. Cioè ho il cuore a mille, perché diciamo non è molto bello prendere un cellulare a martellate, soprattutto se lo stai facendo in diretta e se c'è il rischio reale che si rompa. Il cellulare non ha nulla e per fortuna funziona ancora. Quindi direi che il mio test lo ha passato a pieni voti, perché wow. Non ho voluto esagerare, perché infilare dei chiodi in un asse di legno utilizzando un telefono come martello non mi sembrava la cosa più logica da fare in un video. Ma comunque golden approved per questo telefono. Benissimo ragazzi, io spero che questo video assurdo vi sia piaciuto. Vi invito a lasciare tantissimi pollicioni in su, fatelo, perché ho perso 10 anni di vita. Quindi per favore lasciate un mi piace, a voi non costa niente, ma io sono felicissimo. Anche perché io e lui abbiamo rischiato la vita. Io penso che ho rischiato la vita più io che lui, perché mi ha preso davvero un infarto. Quindi lasciate tantissimi pollicioni in su, lasciate anche un commento qui sotto, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti per non perdere i prossimi video. Seguitemi sulla mia pagina Facebook, link in cima alla descrizione. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.